Esercizio 6.5. Supponiamo che il numero di batteri in una coltura cresca seguendo una legge esponenziale. Il numero di batteri passa da N0 uguale 1000 a 4000 in 3 giorni. Quanti batteri ci saranno dopo 6 giorni? Questo è l'andamento esponenziale del numero di batteri in funzione del tempo. Il numero di batteri espresso in migliaia, quindi K, e il tempo espresso in giorni. All'istante iniziale, quindi t uguale a 0, il numero dei batteri è 1K, cioè 1000. Dopo 3 giorni è 4000, 4K. C'è stata quindi una moltiplicazione per 4 nel numero di batteri. Allora, dopo 6 giorni mi aspetto un'altra moltiplicazione per 4. Quindi alla fine mi aspetto 4 per 4, 16.000 batteri. Questo perché la proprietà intuitiva della funzione esponenziale è che a ogni step, qui lo step è di 3 giorni, il valore della funzione esponenziale risulta moltiplicato di un fattore costante, qui il fattore è 4, rispetto allo step precedente. Questa è la funzione esponenziale, il numero di batteri al tempo t è uguale ai batteri all'inizio, al tempo 0, per e alla kt. Prima troviamo il valore di k utilizzando il numero di batteri dopo 3 giorni, quindi 4.000 batteri. Poi, una volta trovato K, lo utilizzeremo nella stessa formula per trovare il numero di batteri dopo 6 giorni, ponendo quindi il tempo uguale a 6 giorni. Quindi lo svolgimento si articola in queste due fasi. Vediamo quindi la prima fase, applichiamo la formula dopo 3 giorni, quindi n dopo 3 giorni, n3, uguale il numero di batteri all'inizio, per e alla kt, t è 3 giorni, sappiamo che il numero di batteri che viene fuori è 4.000. Quindi ricaviamo E alla K 3 giorni, dividendo N3 diviso N0, cioè 4.000 diviso 1.000. E perciò E alla K 3 giorni fa 4. Facciamo quindi il logaritmo naturale a entrambi i membri, così da passare da una equazione esponenziale con l'incognita K all'esponente a una equazione di primo grado. K 3 giorni uguale logaritmo di 4, che poi è proprio la definizione di logaritmo naturale, perché il logaritmo naturale di 4 è proprio quell'esponente k 3 giorni che dobbiamo dare alla base e per ottenere come risultato 4. Quindi l'esponente è il logaritmo di 4. A questo punto l'equazione di primo grado si risolve subito, troviamo il valore di k, logaritmo di k di 4 diviso 3 giorni. Lo utilizziamo quindi per la seconda fase dello svolgimento, andando a sostituire k nella formula generale e mettendoci t 6 giorni. Adesso l'incognita è N6, cioè il numero di batteri dopo 6 giorni. Al posto di N0 mettiamo 1000, al posto di K mettiamo il valore appena trovato e dopo le semplificazioni otteniamo 1000 per E alla 2 logaritmo di K. Qui ho sbagliato, logaritmo di 4, ma E alla 2 logaritmo di 4 lo posso scrivere E alla logaritmo di 4 alla seconda, perché il 2 lo posso portare come esponente al 4. Quindi il 2 logaritmo di 4 lo scrivo come logaritmo di 4 alla seconda e il logaritmo si semplificano e quindi ottengo che il numero di batteri dopo 6 giorni è 1000 per 4 alla seconda, cioè 16.000. Perciò si conferma che ogni step da 3 giorni il numero di batteri quadruplica. Infatti, se facessimo lo stesso calcolo mettendo al posto di t 9 giorni oppure 12 giorni, otterremmo questi risultati, cioè i batteri dopo 9 giorni sono quelli dopo 6 giorni per 4, cioè lo step precedente per 4, e dopo 12 giorni sono quelli dello step precedente, quindi 9 giorni per 4 di nuovo. Dunque si vede che ogni 3 giorni i batteri crescono di un fattore 4, si moltiplicano infatti 1, cioè 1000 all'inizio, dopo 3 giorni è per 4, 4000. Dopo altri 3 giorni siamo a 16.000, poi dopo altri 3 giorni ancora per 4, dopo altri 3 giorni ancora per 4. La legge generale quindi è il numero di batteri a un certo tempo t più 3 giorni è uguale ai batteri al tempo t per 4, cioè ogni 3 giorni che aggiungiamo quadruplica la popolazione di batteri. Questa legge si può dimostrare in modo rigoroso perché calcoliamo il numero di batteri a un certo tempo t più 3 giorni e utilizziamo questa formula mettendo al posto del tempo t più 3 giorni. Qui svolgiamo i calcoli, perciò viene il prodotto dei due esponenti. Quindi
dei due esponenziali, n0 e alla kt sarebbe il numero di batteri al tempo t, è questo. Invece e alla k 3 giorni, andiamo a sostituire k, questo valore che abbiamo trovato, 3 giorni si semplifica, quindi viene e alla logaritmo di 4 che fa 4. E perciò il numero di batteri al tempo t va moltiplicato per 4. In conclusione, il numero di batteri a un certo istante t più 3 giorni è come i batteri all'istante t, cioè 3 giorni prima, moltiplicati per 4.